Ciao a tutti, oggi parleremo di una questione controversa, cioè quali sono le scarpe migliori per schiacciare? Non vi tengo sulle spine e vi dico subito che la risposta è dipende. Dipende da cosa? Dipende da che tipo di giocatore siete, da che campo utilizzate e qual è il vostro fisico. E premetto, nessuna delle due scarpe vi farà saltare una più dell'altra, quindi toglietelo dalla testa, a PL comprese, le ho avute, sono comode, belle, ma finisce la colla. Quindi, quali sono le differenze tra le due scarpe, direte voi? Le scarpe da pallavolo in genere sono più leggere, più reattive, ma sono anche più dure e meno ammortizzate di quelle da basket. Al contrario, quelle da basket sono in genere più morbide, più ammortizzate, leggermente meno reattive, però sono anche molto più imbottite, sono più comode da indossare. Ma quindi quali sono i casi in cui devo scegliere una scarpa da basket o una scarpa da pallavolo da schiacciare? La mia risposta, come detto prima, dipende dal tipo di terreno su cui vi allenate e dal tipo di giocatore che siete. Se siete un giocatore integro fisicamente, che non ha problemi articolari, giovane, non avrete nessun problema a portare le scarpe da pallavolo, che sono meno ammortizzate ma sono più reattive e le sentirete maggiormente meglio sui piedi. La leggerezza, anche soprattutto psicologica, conta. E per me, quando stavo bene a livello articolare, non mi sono mai trovato male. Al contrario, se invece siete un atleta con problemi articolari, problemi di infiammazioni, che ha avuto già infortuni, è meglio optare per una scarpa un pochino più ammortizzata, tipo quella da basket. Anche se siete un giocatore comunque perfetto, integro fisicamente, ma che vi allenate su un terreno in cemento, saltate ore e ore, quasi ogni giorno, vi allenate sempre lì su un terreno al cemento, anche se siete un atleta che non ha nessun problema fisico particolare, non vi consiglio comunque la scarpa da pallavolo, perché a lungo andare comunque potrebbe crearvi dei problemi. Se invece avete a disposizione un terreno tipo Terraflex, qualche o anche un qualsiasi terreno morbido su cui allenarvi, potete non farvi nessun problema e scegliere tranquillamente la scarpa da pallavolo, che a livello di leggerezza non è uguale, secondo me. Spero che questo video vi sia piaciuto e se avete qualche domanda commentate. E in particolare, se non vi rispondo ai vostri commenti, controllate le vostre impostazioni della privacy, perché probabilmente perché ad alcuni commenti non riesco a rispondere. Ciao a tutti! Thank you.